Buonasera e ben trovati a un nuovo appuntamento di Chiedilo al Sindaco, il nostro filo diretto col primo cittadino Matteo Biffoni che saluto. Buonasera, buonasera, buonasera. e ringrazio come sempre per l'ospitalità. Grazie a voi. Tanti gli argomenti, questa sera, Sindaco, partiamo subito dall'ambiente perché lei viene fuori da un incontro col ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile Giovannini per dare avvio concreto alla programmazione di Carbon Neutrality. Allora, cos'è emerso in particolare per la nostra città? Di cosa si tratta? Eh, sostanzialmente, la scorsa settimana siamo stati ricevuti tutte le nove città italiane sulle 100 europee che sperimenteranno. Eh, le, le politiche per arrivare all'inquinamento zero delle nostre città entro il 2030 eh, appunto a Roma, perché lui, il ministro, ci dice eh, voi siete l'avanguardia, mettiamola in questo modo. Eh, vogliamo sperimentare una serie di politiche che in parte sono comune. Trasporto pubblico, per fare un esempio, la mobilità dolce, cioè hanno delle connessioni che alla fine, che sia Prato, Parma, Bergamo, Bologna o oh, non cambia molto, poi ci sono delle peculiarità eh, che ognuno di voi ha e che vogliamo magari mettere a fattor comune laddove è possibile. E quindi è bene iniziare a parlarsi. Fra l'altro con una idea secondo me anche intelligente che è quella di lavorare per aree più vaste, eh, per noi significa relazionarsi con Firenze, con Bologna, quindi cercare anche politiche di mobilità soprattutto che abbiano delle connessioni che portino benefici a tutta un'area anche intorno a noi. Vediamo e che noi abbiamo detto che per fare queste cose ci vogliono risorse, ci vogliono quattrini, che non sono solo quelli dell'Europa che arriveranno nel momento in cui ci sarà questo contratto che diciamo, eh, dovremo sottoscrivere prendendoci gli impegni rispetto a quelle che saranno le scelte che la città dovrà fare nel corso dei prossimi anni, ma anche risorse aggiuntive per poter essere all'altezza della sfida che ci aspetta. Perché eh, lo so che non è una gara, per carità, però di là c'è Parigi, Barcellona, Helsinki, ci sono eh, città che partono da, da situazioni molto avanzate e noi dobbiamo correre per essere all'altezza di, di questa sfida. Eh, noi speriamo appunto di avere una serie di risorse in più, oltre a quelle appunto che abbiamo già ottenuto, apposta per proseguire quel lavoro di piantumazione di alberi, piste ciclabili, eh, mobilità dolce, mh, mobilità elettrica, soprattutto nei bus pubblici, eh, che speriamo possa contribuire in maniera significativa al raggiungimento, o comunque vada, al percorso di crescita rispetto a quelli che sono gli obiettivi che ci siamo dati con la Carbon Neutrality al 2030. È una sfida molto importante, devo dire c'è grande consapevolezza, eh, l'idea di lavorare insieme ci convince molto, Adesso, questo è stato un primo passaggio. Ci saranno i passaggi appunto, eh, successivi in Europa, ci saranno passaggi successivi al Ministero, però ecco. Mi sembra il primo approccio sia stato molto, molto operativo e molto concreto. Che poi non sono cose così poi lontane dai cittadini, perché effettivamente poi i lavori si vedono, sono eh. stati affidati lavori per la ciclabile al Magrolotto 2 tra San Giorgio a Colonica e Paperino, Forest City come progetto va avanti e poi ne avremo modo di parlare anche durante questa stessa puntata, è nata una piccola foresta, in una corte in pieno centro storico, quindi non sono cose lontane dai no. cittadini. Quando si parla d'Europa europa Sindaco è un po' questa la eh, stessa cosa. Si veda il, questo mondo come un mondo distante, fatto solamente di regole. In realtà carbon neutrality è, penso, per noi, ma lo dico non per il sindaco, eh, non per eh, l'amministrazione, per noi cittadini qualcosa di tangibile. Perché? L'idea a questo punto è che entro il 2050 l'Europa si è impegnata a far sì che le nostre città siano a impatto zero. Per quello sarà possibile. Rifiuti, eh, ambiente, eh, fiumi, strade, traffico, sono la vita di tutti noi tutti i giorni. Noi dobbiamo fare in modo che quello che le città producano siano in grado di autotutelarsi, cioè siano in grado di trovare un rimedio all'inquinamento che naturalmente ognuno di noi produce tutti i giorni. Piantare degli alberi, fare delle piste ciclabili, fare passare bus elettrici, permetterci di avere collegamenti via ferro e non necessariamente prendere la macchina, avere delle disponibilità, per esempio dal punto di vista elettronico, quindi diciamo non doversi spostare per fare determinati servizi, sono tutte attività che poi ci facilitano o ci migliorano la vita. E che derivano dalle scelte che l'Europa farà. Chiaramente, ci vogliono le risorse per farlo, perché sennò no si ragiona di nulla, eh, non si possono lasciare semplicemente ai buoni propositi. Eh, ci vogliono le risorse, ci vogliono le persone poi che le portano avanti. Ecco. Però in questo caso, soprattutto, il punto di riferimento europeo, il punto di riferimento che ci viene dato, l'obiettivo che ci viene imposto è veramente ambizioso, ma ci dovrebbe far stare tutti meglio nella, nelle nostre città. Questo è l'impatto. Noi come città di Prato, insieme ad altre otto città italiane, eh, anticiperemo, ci siamo impegnati a anticipare al 2030 questo tipo di, di impatto, questo tipo di effetto, per diventare appunto poi il modello di sviluppo per tutti quanti entro il 2050. Io credo che sia molto ambizioso, me ne rendo conto, ma è altrettanto vero che è tangibile in maniera significativa, cioè io vedo e percepisco come vivo meglio perché. Vivo meglio nella mia, nella mia città e questo è l'effetto di, di queste scelte. Cambiamo argomento, parliamo di scuola perché sono finite le scuole. Un anno questo che si è concluso tutto in presenza, quindi sembra che la didattica abbia trovato un suo equilibrio anche una sua convivenza col virus. Nel periodo di sospensione delle scuole cominciano le attività di Estate Ragazzi che sono sostenute dal comune di Prato. No, eh, quest'anno è andata bene. Cioè, bene, aspetta, perché tutto sommato abbiamo retto l'urto rispetto ai primi, ai primi due anni. Ci sono stati dei momenti, soprattutto subito dopo Natale, eh, della ripresa scolastica dopo post-natalizia piuttosto complessi con tante eh, classi in dad, tanti bimbi che avevano contratto il virus, però insomma. Tutto sommato rispetto agli anni precedenti è andata molto bene, è andata molto meglio diciamo in questo modo, siamo contenti e questo è il dato di fatto principale. Eh, le nostre scuole hanno retto, grazie anche al grande lavoro degli insegnanti, sono stati veramente tutti, tutti eccezionali. Adesso si apre la fase estiva, ci sono appunto i campi storici, quelli appunto CGFS, con tutte le sue attività, eh, quelli ovviamente anche delle parrocchie, cioè tutte le, le attività riprendono in totale pienezza. Fortunatamente, vorrei dire, noi ci mettiamo un certo impegno per permettere appunto, ai ragazzi di avere la possibilità di frequentare questi campi estivi, anche perché poi alla fine... Eh, Insomma la gente continua a lavorare, cioè, ha bisogno di questo, ma poi i ragazzi stanno meglio eh, assolutamente se hanno la possibilità di stare con i loro amici, continuare a frequentare e fare esperienze nuove e diverse. Quindi a tutti dico sul sito del Comune trovate tutte le informazioni a riguardo, ci sono anche altre offerte, ma insomma lì trovate veramente tutto e eh, crediamo ecco, da questo punto di vista di aver fatto un buon lavoro anche di proposta successiva per capire e per mettere a disposizione delle famiglie ulteriori opportunità dei ragazzi di trascorrere bene e in maniera costruttiva anche queste settimane post-scuola. E poi appunto parliamo di estate, si avvicina l'inizio dell'estate, si è da poco svolto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura proprio per fare il punto insieme a tutti i soggetti, amministrazione, forze dell'ordine, associazioni di categoria su quelli che è il piano di controllo in vista dell'estate, perché sono anche tante le presenze che vengono da fuori città, quindi si creano certe situazioni, altre situazioni rispetto a quelle della stagione invernale. E a tal proposito ci ha scritto un cittadino perché noi come TV Prato abbiamo dato conto di questo incontro in prefettura che ci chiede proprio e chiede a lei Sindaco in vista dell'estate come si intende organizzare i vari controlli per mantenere l'ordine in centro quindi questo focus sul centro Allora, eh, guarda, mi sembra, mi fa piacere perché vediamo se riusciamo a, a chiarirci bene secondo me qual è la situazione perché noi dobbiamo evitare di commettere due errori secondo me il primo errore sarebbe quello di pensare che tutto a posto eh, sono solo episodi quelli che succedono in città cioè sottovalutare perché quando ci sono centinaia migliaia fatemi dire in alcune serate di ragazzi a giro per il nostro centro storico in un'area moderatamente ristretta da via Santa Trinita a piazza Mercatale sostanzialmente passando per piazza del Comune ovviamente via Sette Soldi via della Naioli eh, via m, Corso Mazzoni via Pugliesi insomma tutte le e fino ad diciamo, arrivare all'area di, di piazza mercatale. È chiaro che bisogna stare attenti, bisogna mantenere altissima la guardia, perché eh, cavolo, si tratta dei ragazzi, si tratta di, di persone che sono a giro e eh, quindi è chiaro che quando ci sono questi assembramenti bisogna stare sempre molto attenti. Lo secondo errore che si deve commettere è pensare, che, che, come mi, che talvolta è stato, eh, ho sentito ra ra rappresentare il centro come se fosse una sorta di far west, non esageriamo. Perché sono 365 sere l'anno, eh, sono capitati gli episodi anche gravi. Ma adesso da lì ad estendere a sembra se no certe se volte sembra la, 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 la quotidianità, cosa che non, è, che non è vero. Quindi bisogna mantenere un certo equilibrio. Questo equilibrio va mantenuto attraverso una presenza sana delle persone, cioè stare far sì che ci sia un'offerta importante di cose da fare, fatemi dire in questo modo, e eh, quest'estate a prato ci saranno tantissimi, concerti, eventi, presentazioni libri, c'è veramente tante cose, anche questo trovate tutto, la frate estate, poi il settembre pratese. Nello stesso tempo ci vuole un'attenzione eh, da parte nostra delle istituzioni le telecamere, la vigilanza, le forze dell'ordine che comunque vada eh, discretamente sono presenti, eh, una collaborazione con i commercianti, stare attenti se c'è qualcuno che magari ha bevuto troppo, qualcuno che eh, sta esagerando, chiamare subito le forze dell'ordine, insomma cercare una collaborazione complessiva di tenere sotto controllo quello che secondo me è un grande valore della nostra città, ritrovato, trova, ritrovato trovato in realtà, che è un centro storico come quello che c'è adesso, pieno di locali, pieno di ragazzi, pieno di persone a giro. Chiaramente è ovvio che io voglio ringraziare, fra l'altro anche il prefetto, perché avendo convocato tutti quanti, il comune, la provincia, eh, tutte le, le, le associazioni di categoria, eh, ci ha riunito in una, di, una sorta di, come dire, di cabina di regia che ci può servire a monitorare costantemente quello che accade e far sì che il centro storico sia goduto. In maniera importante, eh, questo sia sì, adesso d'estate soprattutto praticamente tutte le sere da tutta questa eh, quantità di gente. Attenzione, ecco, ci vuole un, un equilibrio importante, non sottovalutare mai niente, stare molto attenti, siamo consapevoli che quando ci sono migliaia di ragazzi eh, c'è sempre delle situazioni che possono scappare di mano, eh, e nello stesso tempo, però, eh, non essere dire. Esagerare con, con il, il, il lancio delle, del, delle, dei timori e delle paure. Ecco, su questo bisogna essere noi in grado di camminare eh, in maniera importante su, questo, su, questa, su questa linea. Io penso che, diciamo, anche grazie ai numeri che poi ha dato anche la prefetta, che hanno, sono stati riportati a tutti i giornali, si dimostra quanta attenzione c'è sul centro storico e vorrei dire non solo da parte delle forze dell'ordine, ci sono le telecamere, c'è tutti i controlli del mondo, poi io penso che la stragrande maggioranza della qualità la viene fatta anche dai comportamenti di ognuno di noi che insomma devono essere anche all'altezza della dell'offerta che ci deve essere, insomma ci deve essere una serie di, eh, di, di questioni che si mettono uno in fila a quell'altro, io credo che ci diciamo, si, si possa aspettare, ci si debba aspettare, visto che abbiamo vissuto una bella estate, eh, bisogna essere come dire, attenti e pronti a monitorare tutto quello che succede. Però, nello stesso tempo, io invito tutti a godersi il centro storico, tanti eventi che ci saranno, a appropriarsi delle strade, a viverle perché la presenza delle persone, positiva, eh, magari anche rumorosa, ma sana è l'antidoto migliore per evitare ogni tipo di problematica. Questa è la sfida che noi abbiamo davanti, per far sì bisogna ci sia un ambiente tranquillo, piacevole e accogliente e qui spetta al nostro ruolo, al ruolo delle istituzioni tutte, eh, far sì che appunto ci siano queste condizioni. Quindi diciamo, è una, come dire, una sfida, forse non è il termine eh, esatto, però è un percorso che dobbiamo provare a fare tutti insieme. Io, Insomma su questo eh, i numeri sono lì a testimoniarlo, posso tranquillizzare tutti, i controlli ci sono, i controlli vengono fatti, eh, l'attenzione è altissima, chiaramente si sta parlando di eh, migliaia di persone, di centinaia di ragazzi presenti nelle nostre strade in alcune serate. Secondo me è un piacere, è una bellezza, chiaramente bisognerà mettere anche in conto che insomma, questo significa alzare il livello d'attenzione in maniera importante in certi momenti quasi finito il nostro tempo a disposizione però mi piaceva ricordare una delle ultime novità perché sta riscuotendo anche notevole successo le serre congiunti appunto lo dicevamo prima questa piccola foresta che sta attirando veramente tante presenze in pieno centro storico nata dalla collaborazione tra le serre torrigiani e giunti al punto quindi anche questa forest city in, quasi in piazza Duomo in piazza Duomo è, è stato recuperato questo spazio che è diciamo all'esterno della libreria giunti eh, insieme a Serre Torrigiani appunto, di Firenze che hanno riempito di alberi la corte interna, io sono andato il giorno dell'apertura, dell'inaugurazione, un ehm, ambiente molto affascinante, devo dire appunto c'è un grande... C'è un riscosso grande successo e per noi è anche un valore in più perché appunto tanti alberi, tante piante rinfrescano ma poi insomma, vanno nel, nell'ottica di quell'idea di, quell di Prato Città Verde e ormai da tanti anni noi vogliamo provare a caratterizzare e a raccontare in maniera efficace. Ma è un bel posto, chi può appunto e viene in centro se lo, se lo goda. E allora abbiamo aperto, abbiamo chiuso parlando di ambiente, a questo punto ci salutiamo sì. e ringrazio davvero il sindaco Matteo Piffon. Voi. Grazie a voi tutti per averci seguito, buona serata ovviamente sulla nostra rete.